one is rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti dal vostro Dark House 92. Oggi 92 perché? Oggi sono qui per finalmente portarvi che Fortnite ha finalmente una finestra di lancio su Android. Quindi ci stiamo, cioè ci capiamo ragazzi. Fortnite uscirà anche su Android. Adesso vi leggerò, insieme a voi leggeremo tutti e tutti, appunto, quello che ci dice appunto un redattore della Epic. Dice: solo qualche minuto fa Epic Games ha pubblicato un lungo post sul blog ufficiale di Fortnite, dove oltre a parlare delle novità in arrivo per la versione iOS del gioco, svela finalmente una finestra di lancio per la versione Android del Battle Royale, fissata l'estate del 2018. Manca, qua ci dice appunto, manca solo qualche mese quindi all'arrivo di Fortnite su dispositivi Android, anche se la finestra è piuttosto ampia e gli sviluppatori non hanno voluto indicare un intervallo temporale più preciso. La release potrebbe infatti cadere per giugno o addirittura per la fine di agosto, se non per gli inizi di settembre. Quindi entro settembre noi avremo Fortnite su Android, ragazzi, su dispositivi Android. Allora, continua a dirci che una forbice di 3 mesi, 90 giorni che siamo certi faranno la differenza per i giocatori Android in pazienza, in paziente attesa, scusate. Come riporta VG24/7, il post prosegue poi svelando tante fresche novità in arrivo per la versione iOS, tra cui un'interfaccia personalizzabile, l'implementazione della chat vocale e un miglioramento generale dei comandi su schermo. Insomma, Epic tiene a offrire un'esperienza ottimale anche su smartphone e sta lavorando alacremente per soddisfare la community, guys. Per soddisfare la community. Di seguito potete trovare i dettagli delle novità in arrivo per Fortnite iOS come appaiono nel post sul blog. Vabbè, comunque, come potete sapere già su iOS Fortnite funziona. Lo stiamo aspettando, quindi entro 90 giorni, ragazzi, finalmente avremo Fortnite su mobile Android, quindi su dispositivi Android, ragazzi. Comunque, scendendo giù, qua ci dice, vabbè, il gioco e comandi, dimensioni dei file di installazione di aggiornamento e prestazioni di gioco, statistiche, stabilità, ci dice praticamente tutto. Io, ragazzi, che vi devo dire, anche se questo video è finito ed è di poca durata, però finalmente sappiamo quando è il lancio di Fortnite su Android, ragazzi, su Android. È veramente una cosa assurda. Io in questo momento, girando, ho detto, ma vediamo un po', e tutto ad un tratto mi spunta questa piccola cosa, veramente. Io sono veramente entusiasta di questa cosa, e entro settembre, preparatevi ragazzi, perché entro settembre avremo Fortnite Android. Non è uno scherzo. Oggi è il 18 di luglio, mancano ultimi 2 mesi, e dentro gli ultimi 2 mesi avremo finalmente Fortnite su Android. Io che vi devo dire, ragazzi, vi ringrazio a tutti per aver visto questo video. Vi lascerò il link di questo post in descrizione, ma penso che non ci sia neanche bisogno, perché comunque ve l'ho letto io senza alcun problema. Noi ragazzi ci vediamo oggi pomeriggio probabilmente in live, oppure domani, non lo so, vediamo come va un po' la situations. In caso, tra poco penso che RDT starterà una live, quindi vi invito a passarci perché ne vale veramente la pena, e poi con la sua cagarella spruzzo, ragazzi. E vi invito anche a seguire Storto Ma Non Troppo su YouTube, mi raccomando. Vi lascerò il link in descrizione, e anche su Instagram e YouTube, sia di RDT che anche di Storto Ma Non Troppo. Un bacione dal vostro Dark House 92. Noi ci vediamo prossimamente con nuovi video e nuove live. Bella regà, woohoo! Yeah, finalmente, cazzo, finalmente Android, yeah, Fortnite per Android, se bella regà. We'll be right back.